Ragazzi e ragazze, bentornati sul mio canale. Finalmente sono tornata da Tigota. È un sacco di tempo che non ci vado. Non ho fatto una grandissima spesa, ma ho tantissime, tantissime chicche e novità. Più ingombranti, perché ho fatto una spesa sia per quanto riguarda casa sia per quanto riguarda beauty. Aia, non va bene perché ci si è attaccato qualcosa alle mani, ma ho preso in super offerta a 3,29 euro questo paccone di acido detersivo per i panni. Sì, ho tantissimi detersivi, ma i detersivi non vanno male, e io ho questa brutta abitudine che quando vedo un detersivo che mi piace, uno dei detersivi miei preferiti in offerta, io lo prendo anche se ho una scorta di 800.000 detersivi. E non sto scherzando, ragazze, potrei veramente lavare l'intero quartiere, perché utilizzo appunto poco detersivo alla volta. Sapete che io sono molto parsimoniosa per quanto riguarda i detersivi, ma quando c'è l'offerta non si può dire di no. Sono tre confezioni di questo acido detersivo igienizzante colorante, profuma tre volte più a lungo. Più attenzione in più al bucato colorato, nasce il nuovo detersivo per i colorati. Dalle note vibranti e colorate, vabbè, quanti colorati ha detto, rimuove germi e batteri. Questo qua, sono 18 lavaggi, 990 ml, neanche un litro, e sono appunto tre detersivi, 2 e 3. Direi che anche con le lavatrici siamo a posto. Ma partiamo subito, la busta non c'entra niente perché questa è della Monge, dei negozi di animali. Vi voglio mostrare anche alcuni prodotti che ho acquistato, perché sono andata a fare un giro al lobby perché mi si è rotta lo sciacquone del water e dovevo andare a prendere una guarnizione. Il mio fidanzato ovviamente va a prendere le cose per la casa, e a me che cosa si attacca in negozi come quelli? Ovviamente i profumatori per gli ambienti. Quindi lì ho preso di AM Fragrance diffusore con midolini alla lavanda. Sono 100 ml di prodotto, ce n'erano tantissime fragranze, c'era la lavanda, peonia, vaniglia, e poi c'era questa, mi sa, profumazione oceano, infatti, Ocean Breeze. Costavano veramente poco, tipo 2,99 euro, è un marchio made in Italy. Ora ho la turba dei diffusori e quindi l'ho acquistato. Andiamo avanti con Tigota. Sempre per la casa ho preso Chantecler sgrassatore universale disinfettante fresh, elimina fino a 99,9% di batteri e funghi, presidio medico chirurgico per tutte le superfici. Io avevo utilizzato quello bianco di color latte, sempre di Chantecler, perché il mio fidanzato si era sbagliato. Stavolta l'avevo preso io perché appunto, facendo i lavori in bagno, perché dobbiamo sistemare le cose, ci passo più spesso con disinfettante. Poi io sono fissatissima con il bagno, proprio mi piace che il bagno sia proprio pulito, disinfettato, non so perché, ma il bagno è proprio la mia turba. Non ne utilizzo tanto, ovviamente questo prodotto andrà diluito, si può utilizzare sul pavimento, cucina, un po' ovunque. E visto che siamo di nuovo in zona arancione, che cosa si fa? Si farà più avanti il cambio armadio, quindi ovviamente i detersivi si utilizzeranno di più e si pulirà anche dentro, tanto che ci siamo. Questo era in offerta a 1,15 euro se non sbaglio, quindi veramente veramente poco. Poi sono rimasta affascinata da questo sgrassatore. In realtà è un sapone sgrassatore universale alga. Io ho utilizzato già il sapone, che praticamente è un sapone all'olio di cocco, per la lavatrice mi sono trovata benissimo. Non l'ho ricomprato semplicemente perché è scomodo, era un pannetto che andava, bisognava andare a prelevare ogni volta una scaglietta, metterlo in lavatrice, ti sporcavi le mani, comunque non era molto comodo, ecco, in velocità. Però mi sono trovata benissimo perché lavava veramente molto bene i capi, ne bastava poco prodotto, e tra l'altro è anche un sapone ecologico, cioè ha un bassissimo impatto ambientale. Quando ho visto questo sgrassatore ho detto perché no, questo è ecologico, vegano, 100% naturale, con olio di cocco, e soprattutto è ipoallergenico, cosa che mi interessa di più. Sapone universale, sgrassa detergente, tipo di superficie, proverò.
mi ispira tantissimo, poi la confezione mi ha affascinato e anche questo è costato pochissimo. Poi sono andata giù sotto il sole con i detersivi per i piatti. È vero che io utilizzo la lavastoviglie, però quando sono a casa, magari pranzo da sola, tendo di lavare le stoviglie a mano, perché per un piatto non metto dentro la lavastoviglie. E quindi ho acquistato, finalmente l'ho trovato, Svelto Gentilezza Rosa Canina e Olio Essenziale di Pompelmo, un prodotto che spopola praticamente ovunque. Questo non riuscivo mai a trovarlo, forse non ci ho fatto mai caso, ho provato e finito la versione all'aloe, se non sbaglio, e sale di qualcosa, non era male, quindi ho deciso di provare questo. Anche questo era in offerta a 1 euro. E poi ho preso questo di albero verde, piatti concentrati mandorla, questo è proprio ecologico, certificato Ecolabel, ipoallergenico, indicato per le pelli sensibili. Io ho già provato diverse tipologie di questo detergente per i piatti in diverse profumazioni, non mi era dispiaciuto, però ho visto mandorla, ragazza, non ci ho capito più un tubo e allora l'ho preso. Volevo riprendere anche quello di Chantecler Vert, sia limone basilico che melagrano, ma no, ho preferito prendere quello, sicuramente l'altro lo andrò a riprendere. Anche questo, pur essendo ecologico, 500 ml di prodotto, costava veramente poco, tra l'altro è certificato Ecolabel, quindi se siete attenti io ve lo consiglio perché lava veramente veramente molto molto bene. Poi abbiamo preso un po' di spazzolini, perché ovviamente avendo i denti sensibili io li cambio ogni mese. Per me ho preso il Sensodyne, questo qua gentile, sempre con le setole morbide. Poi ho preso Elmex Sensitive, ovviamente questi li, ce li dividiamo io e mio fidanzato. Poi sempre della Sensodyne ho preso questa sensibilità ai gengive. Vedete che è uno spazzolino molto particolare, erano in offerta a 1,50 euro, quindi all'è. E poi avevo preso questo Repair e Protect, sempre della Sensodyne. Visto che io e mio fidanzato abbiamo i denti particolarmente sensibili, abbiamo deciso di prenderlo. Abbiamo preso anche questo Dent Husk, ma non per utilizzare sui denti, lui ovviamente si prenderà lo spazzolino per andare a lucidare la sua bambina la bicicletta. Io invece mi voglio tenere appunto il coperchietto, perché il mio non ce l'ha, è una cosa che mi urta terribilmente. Poi andiamo avanti, sempre per la casa, penso che sia penultimo prodotto. Ho preso panno sgrassatore igienizzante di Dino, il pulito dal 1962, profumazione classica. Queste salvitine qui le avevo trovate in un cestone perché costavano veramente poco, e sapete che io queste salvitine le utilizzo tenendo sulla postazione in bagno dopo le maschere, poi ogni sera ci do una passata dappertutto, sanitaria, mica sanitaria, anche perché avendo i gatti mi lasciano sempre le zampettine ovunque, soprattutto in bagno. E poi ho preso Exclusive Fragrance, fresco tessuto additivo profumo per il bucato, il profumo persiste nel tempo, permane negli armadi. Ho preso la profumazione appunto fresco tessuto, ragazze, mi piace tantissimo il profumo, non l'ho ancora provato. Questo era in offerta, penso di averlo pagato sotto i 2 euro. Io ne ho in casa altri due che non riesco a utilizzarli perché è un profumo troppo troppo pesante. Ho quello ai fior di cotone che veramente mi nausea, l'altro non mi ricordo, e poi ho anche quello concentrato di Chantecler, la peone, che mi piace tantissimo, però quello lo abbino con il suo ammorbidente o comunque con gli ammorbidenti che non hanno profumo. Invece questo è proprio fresco, quindi si abbina benissimo con i detersivi magari che hanno già questo profumo di bucato fresco. Ho deciso di prenderlo, l'ho snasato una volta arrivata a casa e devo dire che mi piace molto la profumazione. Adesso devo capire come lo devo dosare e quanto. Bene, allora, cosa mi si è attaccata alle mani? Innanzitutto ho preso gli oli corpo, perché ne sto consumando tantissime, lo sapete, la solita rava alla fava che vi racconto ogni volta quando prendo un olio corpo. In offerta questo mese c'era la Bioteca Italiana, una di voi me ne aveva parlato talmente bene che mi è rimasto il ronzio nell'orecchio quando ho visto, ho detto ma quasi quasi lo prendo. Costano 4,99 euro per 300 ml, ho preso l'olio di cocco, che questo non è un olio di cocco puro, all'interno abbiamo anche il toccoferolo, olio di cocco e mandorle dolci, vi saprò dire. Poi ho preso questo allo zafferano,
sono comunque gli olicorpo certificati, hanno un buon INCE, anche questo all'interno, l'olio di cocco, l'olio di crocos, l'olio di girasole e mandorla e anche l'olio di zafferano. Ovviamente non potevano mettere l'olio di zafferano, appunto, perché zafferano costa tantissimo come ingrediente attivo, proprio come fiore molto pregiato. E poi ho preso il classico olio di mandorla, sempre 300 ml di prodotto, questo all'interno contiene tocoferolo, olio di mandorla e il profumo. Spero che mi piaccia, perché ormai sto dando fondo a tutti i miei oli, quelli per i bambini non ne parliamo. Poi della linea argilla rosa e polpelmo di Le Driadi, che voi avete provato tutti, l'acqua aromatica, purificante, cioè il tonico, detergente, mousse, io non ero molto interessata a questa linea, ma mi è caduto l'occhio, effettivamente è un tipo di prodotto che io non ho. Argilla rosa e pompelmo, rivitalizzante viso 3 in 1, maschera, scrub e detergente. A me piacciono questi tipi di prodotti, soprattutto da utilizzare magari quando faccio la pulizia del viso per saltare il passaggio dello scrub. Quindi l'argilla rosa su di me funziona benissimo, perché mi va a pulire e illuminare l'incarnato senza risultare aggressiva, e in più all'interno ha dei granulini che mi fanno da scrub meccanico. L'ho preso principalmente per questo, perché io ho gli esfolianti cremosi, sì, ma non sono purificanti. Questo invece è leggermente purificante, 7 euro e qualcosina. Ho deciso di prendere l'unica referenza della linea, perché gli altri insomma non è che mi attirano particolarmente. Vi saprò dire quando la utilizzerò. E poi ragazze, mi è partito il trip dei sieri. Sapete che Acqua di Rose Roberts ha lanciato 2 sieri. Non è un marchio che mi piace particolarmente, nel senso che è un amore e un odio. Io amo tantissimo, ma tantissimo, l'acqua micellare per pelli sensibili, e mi piace ovviamente il tonico classico alle rose, che è storico come prodotto, che ogni tanto mi piace utilizzare. E mi piacciono tanto le maschere, ma non in quanto il tessuto, mi piace proprio l'effetto che lascia sulla pelle. Purtroppo sono maschere viso che costano tanto e per la mia tipologia di pelle sono poco imbevute, quindi in giro di 5 minuti sparisce la mia pelle, solo beve. Quindi io ho detto, se mi piace così tanto il siero che c'è all'interno, quando uscirà prenderò il siero, perché l'effetto è bello, anche se non mi va a soddisfare il livello di pregno di prodotto. Ho detto, quando trovo il siero lo prendo, e così ho fatto. Da Tigotà ho trovato questo siero senza età, siero viso antirughe alle strati di 5 rose, si può utilizzare appunto sul viso e sugli occhi, come potete vedere è nuovo, sono 30 ml di prodotto. All'interno troviamo rosa damascena, olio di rosa moschetta, rosa canina, rosa centifoglia, acqua distillata di rosa gallica. Trovandomici bene già con il tonico, sicuramente anche questo sarà un buon prodotto, perché comunque la rosa su di me ha un buon effetto. Questo non ha un buon INCE, all'interno anche il dimeticone eccetera, però ha anche tantissimi estratti, oltre a molteplici tipi di rosa all'interno, ha anche lattobacilli fermentati. Quindi sono molto molto curiosa, perché vedo che pian pianino tutti i brand si stanno un po' adeguando alla skincare fermentata. Insomma, non costava poco, l'ho pagato 12,99 euro, ma sono super super curiosa. E l'ultimo prodotto che io ho preso da Tigotà, non so se nel corso del video ve ne siete accorti, mi è partito il trip del cambio colore, e infatti ho il colore noir. Questo trip ce l'avevo già da un po', solo che volevo farmi le erbette, ma le erbette ci vuole tempo, e per fare il nero bisogna comunque coprire molto bene l'intera testa in maniera molto molto omogenea, e sapete che le erbe dopo un po' si addensano, comunque è un prodotto un po' più solido rispetto alla tinta, e avevo un po' paura. Poi c'era la posa, poi la mia cervicale, poi ho visto il video di Beauty Passion che aveva preso questa linea, ho detto vabbè, mi lancio, ma mi lancio completamente. Infatti ho preso questa Casting Cream Gloss, trattamento colorante, quindi è un prodotto che si scarica in teoria dopo 28 lavaggi senza ammoniaca, fragranza piacevole, con il trattamento al cocco. Questo l'ho già fatto, appunto, l'ho fatto ieri, non ho resistito e mi piace da impazzire. Estremamente facile da utilizzare, la posa relativamente anche bassa, perché applicate il prodotto, lo tenete in posa 15 minuti sulle radici, poi una volta che sono passati 15 minuti applicate sulle lunghezze il restante prodotto, lo tenete in posa 5 minuti, poi sciacquate tutto. Io mi sono trovata benissimo, è facile proprio da utilizzare. È vero che io ho anche la manualità
da parrucchiera, perché ho fatto anche la parrucchiera, però secondo me anche voi che non siete molto pratici riuscite tranquillamente a farvi il colore senza farlo risultare disomogeneo. Io vi ripeto, ho i capelli molto lunghi, quindi bisogna anche coprire molto bene, questo è il risultato, i capelli veramente super. Io ero già nera tanti anni fa e mi è ritornato il trip di farmi nera, tutti si fanno biondi in previsione della bella stagione, io mi faccio nera invece perché ovviamente sono fatta al contrario, non puzza assolutamente, non mi è andata a irritare il cuoio capelluto. L'unica cosa che vi posso dare, cioè un consiglio spassionato, è quando fate la tinta, se avete l'olio d'oliva, mandorle dolci o cocco, applicatelo qui all'attaccatura anche dietro, così non vi sporcate. Infatti io con questo metodo non mi sono macchiata, non mi sembra di essere un panda. Super super consigliata. Ora vi mostro gli ultimi prodotti che io avevo acquistato su Amazon, perché da Tigotà non avevo trovato quello che cercavo. E che cosa stavo cercando io da Tigotà? Stavo cercando questo siero, perché era questo che mi era ronzato in testa quando avevo visto che era uscito al DM sul volantino. Non avevo voglia di andare al DM solo per questo siero, perché sapevo benissimo che se andavo al DM tornavo con un borsone pieno. Ho deciso di acquistarlo su Amazon. Di cosa sto parlando? Di acido ialuronico puro concentrato che riempie le rughe, insomma acido ialuronico vegetale. Efficacia testata dopo 4 settimane, è un antirughe, dona tono e elasticità alla pelle, questo a differenza di per esempio cera di cupra che ha un inci molto più bello e costa molto meno. Questo all'interno anche delle schifezuole, ma contiene sto benedetto acido ialuronico, contiene anche la rosa canina, tutti gli estratti di 5 rose differenziate, ma mi è piaciuta talmente tanto la confezione, ripeto, mi piacciono tanto le maschere, soprattutto il siero delle maschere, che ho detto vabbè, lo provo e poi ne parlo con le ragazze, fatemi sapere se anche voi l'avete già trovato utilizzato. Quindi io sono arrivata a quota di 2 sieri novità di acqua di rose, ma non è finita qui, perché io stavo cercando anche questo cera di cupra, collagene e vitamine, protegge, ripara, ridensifica, compatta, rassoda la pelle. Questa linea c'è da Tigotà, ma non c'era il siero, c'erano tutte le creme ma il siero non c'era, mannaggia. Sapete che io amo i sieri e quindi l'ho visto su Amazon, tra l'altro era in offerta e l'ho preso. All'interno contiene collagene marino ricco di aminoacidi, proteine, omega 3, complesso multivitaminico ad azione fotocronoprotettiva, estratto di miele che è dato da un processo di fermentazione. E infatti anche questo, se guardiamo l'inci, non è così male, infatti all'interno anche i zuccheri fermentati, ha un inci molto più bello rispetto all'altro. Sto già utilizzando il siero all'acido ialuronico. Su Amazon trovate anche il siero alla bava di lumaca, che io non ho preso per ovvi motivi, sapete che su di me bava di lumaca purtroppo secca, quindi ve ne parlerò sicuramente dell'altro siero e di questo. Insomma, l'ho preso e sono super super contenta. Poi mi si è attaccato ovviamente alle mani anche questo shampoo, perché da Tigotà ero di fretta, sapete che quando preannunciano la zona arancione si riempie così qualsiasi supermercato, e non ci ho fatto neanche caso a questo, sono andata a Tigotà perché dovevo prendere quelle cose buone. Sempre su Amazon ho preso purifica, rigenera, acqua di rose, acqua micellare per capelli grassi alla radice e fibre danneggiate di Pantene, questo di Hair Biology. Sapete che io ho la maschera e il balsamo che amo follemente, volevo provare assolutamente lo shampoo, non ho le radici grasse, però la maschera e il balsamo mi rendono i capelli talmente leggeri che, ragazza, ho la flashata, me ne sono innamorata, quindi ho deciso di provare anche lo shampoo e tra l'altro ha delle recensioni super super positive, non vedo l'ora di provarlo. L'ultimo pezzo, questo non era previsto, ma quando l'ho visto non ci ho visto più, è la Skin Detox Dual Action Moisturizer di Neutrogena, nuova crema, questa è antiossidante con cellule staminali e peptidi. Quindi antismog, antiossidante, potevo lasciarla lì? Assolutamente no. Contiene agenti attivi e protettivi contro l'inquinamento, peptidi che stimolano la funzionalità delle cellule. Molto molto bella, l'ho pagata sotto i 10 euro perché l'avevo trovato in offerta limitata, insomma. È da un po' che faccio il filo a Neutrogena e tanto che c'ero su Amazon.
l'ho presa e non vedo l'ora di provarla. Questa tra l'altro ha un'azione, da quello che ho letto, è idratante, riossigenante, antismog e soprattutto illuminante, quello che cerco io, quindi vi saprò assolutamente dire. E niente ragazzi, questi sono stati tutti i miei compiti. Fatemi sapere che cosa ne pensate, se vi ho fatto passare qualche minuto di spensieratezza. Io vi mando un grandissimo bacione, fatemi sapere se vi piaccio in versione noir, ma oggi sono proprio mortissima perché ho i capelli neri, maglione nero, orecchini neri, mi mancava solo un look nero e vi spaventavo. Un grandissimo bacio e ci vediamo alla prossima, ciao!